Moggi ci serve oggi per capire se era soltanto lui a fare certe cose e, come dice la giustizia sportiva, se ha fatto qualche cosa di penale, e lo decideranno i magistrati giudicanti e non quelli inquirenti che l'hanno rinviato a giudizio, e se soprattutto sostituendo Moggi nelle nuove telefonate ai vari Facchetti, a cui naturalmente va tutto il dolore per la sua scomparsa prematura anni fa, 4 anni fa, ma che c'entra? Uno gli rende omaggio alla memoria facendo chiarezza a tutti i costi, non è che perché uno non c'è più non si fa chiarezza, si Sì, fa diciamo chiarezza. Se lui non c'entrava, non c'entrava. Se per c'entrava, inciso, vedremo scusa se c'entrava per Oliviero, che conto oggi. suo o stranamente c'entrava perché in quel momento era presidente dell'Inter, perché Moratti l'aveva lasciato presidente dell'Inter. Allora, parlo del 2004 a cui si riferisce la telefonata principale venuta fuori in aula oggi, ma in generale anche altre telefonate. Se noi sostituiamo il nome di Moggi al nome appunto di Facchetti o in altre di Moratti o in altre di Galliani, di Meani e via dicendo, abbiamo un quadro perfetto di un sistema marcio. Dunque, quello che ci interessa capire è: sul Ecco. piano della giustizia sportiva, perché hanno giudicato soltanto Moggi? L'hanno fatto per ignoranza, l'hanno fatto per fretta, l'hanno fatto perché gli conveniva? Perché noi stiamo qui a discutere di quattro. Più o meno con le quali la giustizia sportiva aveva condannato sia Moggi che Giraudo e che oggi i dirigenti dell'Inter, ma anche il figlio di Facchetti, Gianfelice, definiscono vergognoso il coinvolgimento, il tentativo di coinvolgere Facchetti in questa cosa. Ok, Ma perché che grazie. c'entra il coinvolgimento? Qui si tratta di Sì, appurare la verità, non si vabbè. tratta di coinvolgere nessuno. Sì, E in vabbè. questi 4 anni perché non le hanno tirate fuori gli altri? Hanno aspettato che le tirasse fuori Moggi queste telefonate? Perché Gli altri dov'erano? erano giudicate irrelevanti, vedremo se i giudici di Ma Napoli, accidenti, ma vedremo se i hanno giudici di fatto uscire sui Napoli le giornali le telefonate di vita considerano privata di così. Tizio Caio Sempronio e non sono uscite queste telefonate qui, ma ragazzi. Rebel, rebel, I'm the devil.